Giulio Manfredonia, regista di Tutto Tutto Niente Niente, dopo il successo di Qualunque Mente. Mi sembra che una delle frasi che era uscita dopo l'altro film era: noi avevamo guardato più, non tanto i fatti di cronaca come si è detto oggi, però il respiro magari di un certo paese, e poi la realtà di fatti ci ha superato. Ora, questa volta in Tutto Tutto Niente Niente il personaggio si moltiplica, diventano tre, e soprattutto c'è anche un fatto, quasi una visione futuristica, apocalittica. Non so se avete pensato anche in questo senso, soprattutto sull'uso del colore. Ma sì, soprattutto noi volevamo staccarci dalla cronaca, perché credo che proprio sia il compito del cinema quello di raccontare un paese in una maniera diversa. Insomma, se uno vuole avere notizie di cronaca, ci sono tanti telegiornali che ci informano quotidianamente. L'idea era di fare un ragionamento di respiro su dove sta andando questo paese. Appunto, ci è venuto quasi istintivo di fare un fumetto un po' la Batman, ecco, stiamo entrando in un mondo strano che stupisce, come raccontava Antonio, questo sguardo un po' sempre stupefatto. Poi, insomma, credo che sia anche il compito del cinema sorprendere, e ci è venuto abbastanza spontaneo di immaginare un mondo un po' alterato, anche perché questa volta, a differenza di Qualunque Mente, si parlava di Roma, del Parlamento, cioè posti molto conosciuti, quindi bisognava scegliere una strada per forza, o come sono o come li immaginiamo noi. Abbiamo scelto questa seconda strada, ci siamo divertiti molto di più, forse l'abbiamo fatto principalmente per quello. Senti, c'era pure una componente anche molto visionaria, ancora più accentuata rispetto all'altro film. A un certo punto il personaggio di Bentivoglio sembra quasi uscito da Dune di Lynch, ad esempio. Cioè, lavorando anche in questa maniera, anche estremizzando, che ne so, i sogni anche di Cettola Qualunque, ecco, da un punto di vista visionario come avete lavorato da questo punto di vista? Ma noi, appunto, l'abbiamo immaginato come un fumetto e abbiamo rotto un po' gli indugi, per cui abbiamo spinto, devo dire, in questo il gruppo ha aiutato molto, perché, per dirti, su Fabrizio è stato proprio Fabrizio a capire subito che il suo personaggio doveva essere fatto così. Sono stato molto aiutato dai costumi innanzitutto e dalla conoscenza di Antonio, e quindi da un certo affiatamento che c'è tra di noi ormai da tempo, insomma, dal fatto di conoscere le cose che lui fa. Come dicevo anche prima in conferenza stampa, io ho sempre, vedere Antonio soprattutto a teatro mi ha sempre fatto pensare al cabaret espressionista dell'epoca di Weimar, quindi a Bertolt Brecht, ai disegni di Grotz, quindi insomma quel tipo di valenza doveva avere il sottosegretario, il personaggio del sottosegretario, per poter stare all'altezza di queste icone, no? che sono i personaggi di Antonio. E il lavoro sul trucco, sul colore, com'era recitare proprio con tutto questo trucco addosso, e soprattutto anche questi colori che danno qualcosa anche di grottesco, di visionario, anche un cinema quasi apocalittico? Ma insomma, il trucco fa parte del mestiere, insomma, un po' di biacca in faccia e un neo io avevo, quindi insomma non è particolarmente difficile lavorare con truccati, ecco, anzi in questo caso è un aiuto. Che Chiocchi, i costumi, Belluzzi, le scenografie, Zanuso al montaggio, tutti hanno dato un grosso contributo nella direzione del coraggio, che secondo me è un modo interessante di fare cinema, cioè il cinema deve sperimentare, riuscire a sperimentare in un film che ha anche un'ambizione molto popolare è una bella sfida, speriamo che ci paghi. Adesso insomma sono arrivati nella capitale, quindi si sono dati una risistemata e c'è un Pino più maturo, più consapevole, più sicuro dei suoi mezzi e con, come dire, insomma, questa strana storia alle spalle, insomma, poi per chi vedrà il film lo intuirà, diciamo, però bene, insomma, Pino mi permette di lavorare insomma su certi fronti che normalmente sui quali normalmente non ci lavori. Anche le stesse controscene sono, insomma, cioè è un bel divertirsi. Che indicazioni ti ha dato Manfredonia soprattutto sulle scene delle visioni? Beh, delle visioni, no, devo dire, poi Giulio si fida, insomma, a parte di più che di me si fida di Pino. E quindi voglio dire, Pino a sto giro aveva una certa autonomia, anche se in parte insomma un po' meno, perché insomma ci sono vari personaggi,
però Pino a questo giro insomma era insomma più incisivo, e quindi Giulio si è fidato insomma molto sia di me che insomma del personaggio che andava con le sue gambe, insomma, anche rispetto alle visioni. L'ultima domanda, sembra quasi a questo punto manca un pezzo, ci sarà un ultimo anello di una trilogia? Ma questo lo dovete chiedere ad Antonio, sicuramente se ci sarà sarà sorprendente, perché Antonio non ama ripetersi e quindi sono sicuro che ci stupirà ancora.